Difficile sia solo pretattica quella messa in atto da mezzanotte in vista del Bastia. Nella partitella che precede l'ultimo match casalingo dell'anno, il tecnico ha mandato in campo nella prima frazione un 11 in cui figurava anche lo squalificato Rubechini. In totale ben 6 giocatori non hanno preso parte al test in famiglia per problemi fisici. Tra questi 2/3 del centrocampo titolare visto a Colle, vale a dire di Santo e Carfora, ma anche Carteri che non è al top. Solo corsetta per Quadrini, Carminucci che avrebbe comunque saltato la partita di domenica per i troppi cartellini gialli, e Dierna. Tutti e 6 non hanno toccato minimamente il pallone, limitandosi a qualche giro di campo e ad alcuni esercizi. Ecco spiegata quindi una linea difensiva con i rientri di Bellavigna e Ruggeri sugli esterni, la presenza di De Martino e Pecorari, centrali, con quest'ultimo favorito numero 1 per sostituire Dierna qualora non dovesse recuperare. Play basso davanti alla difesa di Romela con Bricca, pronto a tagliare il traguardo delle 150 presenze in Amaranto accanto a lui, e Rubechini a sinistra. Anche il centrocampista classe 1990 alle prese con la squalifica e quindi in quel ruolo dovrebbe finire uno tra Carteri e Carfora. In attacco toccherà Invernizzi che ritroverà la sua vecchia squadra, mentre Martinez e Diemé il compito di macinare chilometri e possibilmente palloni giocabili per le punte sugli esterni.